Ben ritrovati su Canale 40. I lavoratori Euroallumina replicano all'eurodeputata Giulia Moi. Sentiamo questo servizio a cura di Francesca Rius. L'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Giulia Moi, ha presentato un esposto al nucleo operativo ambientale dei Carabinieri di Cagliari per chiedere di fare chiarezza e avere maggiori risposte sul deposito di bauxite scoperto a 200 metri dal centro abitato di Porto Scuso, all'interno del piazzale della fabbrica dell'Euroallumina. È arrivato il momento di restituire ai cittadini il rispetto che nessuno ha mai riservato loro per anni, denuncia l'esponente pentastellata. L'esposto fa seguito al sopralluogo della settimana scorsa in cui ho potuto vedere con i miei occhi, dice la Moi, quanto da anni alcuni cittadini del luogo denunciano: cumuli di bauxite incustoditi. Ma di quale scoop stiamo parlando? Il deposito a cielo aperto altro non è che il parco bauxite, ovvero l'area dove dagli anni 70 viene stoccata la materia prima per la produzione di allumina ed elemento inerte che costituisce il terreno geologico di diversi paesi, replica secca la RSU di fabbrica. C'è motivo di ritenere, prosegue imperterrita la Moi, che il materiale sia lì da anni, ovvero da quando l'Euroallumina ha cessato la sua attività. Poi l'eurodeputata attacca con il solito mantra, diventato ormai il suo cavallo di battaglia. Per troppo tempo alcuni in Sardegna hanno costretto i cittadini a barattare la loro salute pur di avere un posto di lavoro. Questo ricatto ci ha portato dove siamo oggi. Le poche persone che lavorano sono ricattate e in cambio di un pezzo di pane sono costretti a mettere a rischio la loro salute. Proprio perché ritengo che il lavoro sia soprattutto dignità, prosegue la Moi, l'esposto potrà servire anche a disincentivare queste logiche e a evitare che simili errori si ripetano in futuro. Il lavoro è dignità, sottolinea l'esponente grillina, ma nessuno si è dimenticato di come lei stessa trattò un lavoratore dell'informazione quando, una volta giunta nel Sulcis, liquidò un giornalista che le poneva alcune semplici domande con la frase: "Bravo, quanto ti danno?" Questo è un lavoro che fra 2 anni e mezzo è finita la bonifica, quello che sto dicendo. Cioè non utilizziamo lo strumento delle bonifiche come la risoluzione dei problemi Ma non occupazionali, perché utilizziamolo non è come così. ricatto, non No, utilizziamolo nel come senso che ricatto. noi sorridiamo quando sentiamo Bisogna coloro che ci dicono tutelare i che le lavoratori, ma bonifiche non sono lo strumento sfruttarli. Ascolta, occupazionale. No, non è scusa, ci vero. fai parlare o no? No, ma non Se conoscete no, gli guarda, ci argomenti, vabbè, va allora bene. fai tu Allora, e le ciao. leggi Dai, europee non andiamo a funzionano. lavorare, dai, anche noi Ma lei ha dobbiamo. visto il progetto di Ascolta, bonifica all'interno del se lei Movimento vuole. L'ha visto? L'ha Dai, visto il dai, progetto? andiamo, vai, Dai, dai, non ci vuole visto il neanche progetto? ascoltare. Non ci interessa se Ascolti, l'ha visto. faccia il suo pezzo, Andate, faccia il suo pezzo. andate. Bravo, quanto le danno? 30 euro, dai. E anche questa volta persino gli stessi iscritti al movimento locale hanno preso le distanze, dissociandosi dalle esternazioni della loro rappresentante in Europa. Non si può ricercare facile visibilità accusando tutti di malafede nel migliore dei casi e nei peggiori di connivenza su temi così delicati, prosegue la dura replica della RSU Euroallumina. Si lasci lavorare chi ha le competenze, il ruolo, gli strumenti e il mandato per verificare e controllare e, se tutto in regola, autorizzare il riavvio della produzione. Con un confronto la signora Moi avrebbe saputo che l'area non è abbandonata, ma controllata da un centinaio di operai che lavorano all'interno dello stabilimento e che la bauxite stoccata rappresenta un capitale economico e industriale e deve essere assolutamente preservata in vista del riavvio della produzione, chiarisce Antonello Pirotto. Il parco bauxite e il sito di stoccaggio, in parte già dissequestrato, avendo completato la predisposizione della barriera idraulica e l'impianto di trattamento delle acque, conclude, sono sotto il massimo controllo degli enti preposti e della magistratura. Come dire, un'altra occasione persa per parlare con cognizione di causa.